Ci sono storie di sport che servono per ispirare, ce ne sono altre che servono per celebrare. Beh, non c'è nessun dubbio su quale debba essere la storia di oggi, che raggiunge entrambi questi obiettivi. È la storia di Donato Sabia, atleta azzurro capace di raggiungere la finale olimpica negli 800 metri, sia a Los Angeles 84 che a Seul 88. Donato Sabia se n'è andato questa mattina nella sua potenza, vinto dal coronavirus. 15 giorni dopo la scomparsa di suo padre, proprio quel giorno lì lui era stato ricoverato per lo stesso problema. Se n'è andato questa mattina un atleta dal talento inaudito, un ragazzo del sud che era amico di Pietro Mennea, era stato allenato all'inizio della sua carriera da Carlo Vittori, lo stesso mentore, un talento inaudito, un po' fragile. Il suo corpo, tanti infortuni lo avevano limitato, era arrivato in prossimità di poter essere davvero un numero uno. E quel limite che non era riuscito a superare, gli era stato proposto di superarlo attraverso l'utilizzo del doping. E Donato Sabia aveva rifiutato, dimostrando che ci sono atleti e uomini che davvero ritengono che alcuni valori non siano negoziabili. Donato Sabia era un uomo con la schiena dritta, se n'è andato a 56 anni questa mattina e non voglio ricordarlo con un minuto di silenzio, ma con una gara, quella di Firenze nell'84, in cui lui raggiunse un risultato inaudito, vinse, anzi stravinse, nei confronti di uno dei più grandi atleti della storia dell'atletica leggera, si chiama Alberto Wantorena, El Cavaggio. Mentre Wantorena non sembra nella condizione di tenere il passo, ma adesso lo vediamo uscire fuori all'esterno. Vedete il cavaglio che si produce in un fantastico inseguimento. Sabia in seconda posizione. Druppers al comando. Ecco, vediamo Sabia che attacca. Sabia attacca, scavalca Druppers e poi deve resistere all'attacco improvviso di Wantorena. Resiste Sabia, resiste all'attacco di Wantorena. Vince Sabia con il tempo di 1:43:88, risultato straordinario. Un momento di felicità assoluta con cui gli diamo il nostro addio, ringraziandolo per quelle emozioni e per quella schiena dritta.